Mettete comodo che ora ti faccio preparare una bella tazza di caffè di quello bello forte. Siedi, arrivati, rilassati. Sei Gonzalo. Quasi, quasi. Ti presento Don Bippi Cunicchia. Cioè mio fratello, il tuo pocione, eh? Tanto piacere, Don Beppe, onorata di servirla. Bravo. E dimmi una cosa. Di quale famiglia appartiene? Qui è tuo padre. La famiglia dei Rinotti. Mio padre è Giovanni Pillera e mia madre Rosa Cabillota. Io conosco. Conosco tuo zio Domenico, o Potiaro. Tutta gente onesta. Tina, ora preparaci una bella tazza di caffè di più bello forte, eh? Ti raccomando, a Don Bippo il tuo patrone, eh? Ora vediamo un po' con... Ma dimmi, senti una cosa, va? Ma vuoi spiegare questa situazione che non hai caputo niente ancora? Io sono in salanuto. Tutti chi che viene a dire singhino, che mi hanno fatto picchiare, viene a dire scambi. E poi la cameriera. Ma spieghi questa situazione, che non ci stai capendo niente. Vedi, Peppe, quando viene arrestato? Si è sparsa subito la voce che tu avevi accoltellato una persona e pare che sia un pezzo da 90, un uomo d'onore, va. E la gente, tutti quanti ormai hanno paura, sentendo il tuo nome, Dio, Don Beppe Teccato, beh, mette paura. Giustamente mette un po' di paura, magari io. E sai com'è? Poi avvia per dire che qualcuno, senza volere, Don Saro, come ne ci soffrati, tu mi potevo fare questa cortesia, sto favore, allora io sì, approfittando sempre del tuo nome, eh? Sì, non si preoccupi, io come appena che mio fratello, e allora, qui è che mi porta Dina, un pezzo di morto che qualcuno magari ne approfitta, che mi porta qualche cosa, che lo piano, mi posso permettere magari di fare una camarera, insomma, devi avere una sistemazione, hai capito? Perciò ora tu, caro fratello, devi continuare ad essere quello che eri prima. E allora vorremmo la fare. Va bene? Ho capito. Allora io dovrei essere quello che deve difendere la gente di questo rione. Avesse a fare duelle, avesse a fare che ne saccio, ma avesse a compromettere. E poi nel frattempo che ti portano qualche regalo. A così tu mangi. No. Bene, bimbi, mangiamo tutto noi e non mandiamo magari, manderemo magari la cameriera. Ho capito. E certo, Peppe, non mandare Pietro. I tempi sono cambiati. Ecco il caffè. Da quanto tempo, Questo sì che è il caffè. Te l'ho detto, te l'ho dicuto, che fare il caffè è internazionale, Tina, e di nostri. Bello, te. Che aroma, che gusto, vero? Adesso me ne vado nel tabaccaio, va bene? Mi vado a comprare qualche sfogaro. Sì. Va bene? Vai. Con permesso, Peppe, con permesso, frutto. Thank you.
mettila qua questa sedia, in questa angolina. Piano, 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 piano. Ah, che bella. Sei stanco, vero? Hai ragione. Con tutte quelle scale che hai fatto, tu vuoi sedere, tu vuoi riposare un pochettino. Sicuro? Non ho tanto da fare, mi ne hai ragione, ragione hai. Avanti, ecco, tieni. Qua ci sono 5 lire in regalo, sei contento? Contento? Sì. Con 5 lire? Dopo che ho fatto una sudata come questa, buttando una sedia che minimo pesa 100 kg. Non lo so, Gioia, allora quanto ti devo dare? 50 lire. Quanto? 50. 50 lire? E di dove te li prendo io, senti? Guarda, te ne do altre 5 e accontentati di questi, per favore, eh? Oh, ne guarda, io di qua non ho se le non mi dai. 50 lire. Ma io non te li posso dare, senti, vattini, Gioia, prima che passi Don Beppe. Oh, no, mi devi dare 50 lire, di qua non mi muovo. E non ti muovi, l'ho capito, ma tu te ne devi andare invece. Ma ne muovi, 50 lire. Basta, cosa c'è? Che sta succedendo? Don Beppe. Che c'è? E chi è questo ragazzo? Questo ragazzo è il garzone di Gabriele Immobiliere. Ha portato la poltrona che Don Beppe ha comprato e dice che come mangio vuole 50 lire. 50 lire? 50 lire, sì signore. Ah, vuoi 50 lire, va. Guarda, tu te ne vai in cucina, ora me lo esplico io, va. Ma dimmi una cosa, qua. La mangia che ti ha dato la cameriera, che non ti basta? No, voglio 50 lire con la sua piccheria. 50 lire con la sua piccheria? Ma tu, figlio, devi essere onorato di essere in questa casa. Hai capito? Questa è la casa di Don Beppe Culicchio. E devi essere orgoglioso. E poi ricordati che mio fratello è un malandrino più malandrino che esiste a Catari. Ma che se magari l'ando frase, a me non mi interessa qui. Voglio 50 lire. Sì, vi lo cogliamo. Che maestro? Ma poi che paghiamo sotto una qualche schiaffo, che succede? E che maestro su una qualche schiaffo? Ah sì, e ora lo chiamo, vuoi vedere che lo chiamo? Maestro, non mi scendo nulla, che vado a chiamare, guarda, vado che lo vado a chiamare. Te lo vuoi andare o no? Che maestro, non mi scendo di nulla. Vedi che ti finisce male, di finire. Avanti. 50 lire! E ora devi dare 100 o 50? Peppe! Peppe! Te! Che cosa c'è? Che cosa c'è? E c'è questo ragazzo che non si contenta di 10 lire che ci ha dato Tina di mangia. Ora, per forza 50 lire di mangia! 50 lire, cazzo piccheria! Hai sentito? Che vuoi tu? 50 lire! Te, ma la cammina! E portaci questo anche a te a capare, a tuo fratello. Te l'avevo detto io. Ah. Dimmi una cosa. Ce l'hai detto chi ero io? Certo, io gliel'ho detto un sacco di volte a questo ragazzo. E lui sempre insisteva. E io l'ho messo a posto. Ne mi sono tanto a posto potenza di cristiani. E mi dovevo spaventare di lui. E lo so, lo so. Senti, lo conosci per caso a suo fratello? Che tipo è? Veramente suo fratello è un pezzo di malacanio, sai? È un malanzionotto. Ha vinto più di 20 duelle accoltellate. Ah. Sì. Ma perché ti scandi? Poi io... Ah, come si vede che non mi conosci nemmeno tu? Ma io, vedi che non mi spavento mai di nessuno. Fallo venire, che lo sistemo io a questo. Allora lo faccio venire o viene lui? Ma sicuramente viene lui, sicuramente. Perché ce ne prende il fratellino a scappi. E fallo bene, fallo bene. Ah. Che faccio? Ci apro? Chi è cara? Chi apre? Apro la porta! Che premura che c'ha? Vengo un minuto! Mattia, ma che premura che c'ha? Un minuto! Ehi! Te fai chi? Ma stavo aprendo la porta! Ma con la pina, vattene, non aprire nessuno! Amato, non lo so, non è che l'ho visto bene io. Guarda. Sì, sì. Io sono, non è neanche amato. Ah, non è neanche amato. No. Ti apro. Fallo
casa di Cristiane. E che modo è che sto per aspettare fuori un bacio di casa? Vedete che io i padroni li tengo nella stalla. Che cosa volete voi? Che cosa voglio? Voglio che vado a parlare i messaggi alla casa. Ma se non come più fuori alla finestra. E chi era? Una mosca? Anche senza mosca. Ma da dare 10 mesi di affitto. E ora vado a parlare. Mi pavo e non mi pavo. E che volete dire? Capo pavo. Quando voglio io, io non mi pavo. Ma chi sono dicendo? Guarda. E se lo dico io, ci può contare. Caspita. Senza caspita, prima che cominci nei nespoli, A mia, a mia. A voi, a noi ci dicendo che tu sei voi. Ma cosa ne ho fatto? Ecco, a domani all'alba, vedremo. Ma domani all'alba che qua? Ma bestia che siete, stai sfilando a duello, lo capisci? E chi è il ridere? Sono! Ma che sta ridendo, eh? Mi sta mandando a pranzo! A pranzo? A pranzo! A qui! Perché io di duello ne faccio 2 o 3 al giorno, carissimo amico! Mattina, mezzogiorno e sera! Senti, allora facciamo una cosa, chiama scegliete. Che cosa vuole dire? Insomma, qual è l'arma del duello? Che arma mai usare? Un cannone. Un cannone? Ma non si può fare un duello con cannone. Mi respiace? O sparo l'osso o non sparo niente? Guarda che se ne sta pendendo. No, io non me ne pendo. Ma io ora un ne ho picchio due cannone per sparare. Ah, chi se lo sapere lei? Lei mi spedavo e lei l'ha procurato. Posso a fiera rondano le cattiere una messa vire. Va bene, ma a quando sto cosa? Anche ora stesso mi si procuro cannone che faccio fuoco. E ci dico una cosa, che se non è entro oggi e domani io dovrei non ne posso fare più. E perché? Perché sono impegnato e oggi onda. Per esempio, venerdì sono impegnato con duello a coltellate, un sabato sono impegnato con duello a pistolettate e così via, domenica a camicia agli esercizi. Va bene, ma ho capito. A domani e facete finta che questo è l'ultimo giorno della vostra vita. Io faccio finta e voi facete per davvero dove tornare la carrozza morto e a fare accompagnare al cimitero. Fuori, avanti e vengo da rele. È una cosa troppo delicata. Lei conosce abbassando spada. Chi è qui quel prepotente che sta a Fortino? Io, giustamente. È un mese che ci do la frutta a credito. E ora che questi soldi non mi vuole pagare. Che ti pago quando i soldi l'hai già ponente? E tu non ce l'hai dato 4 schiaffi? 4 coltellate
che io non posso pagare io. Perché? Ma non voglio essere pagato. E perché tu sei un vile. E lui se ne approfitta. Se me l'avesse fatto a me questo sgabbo, a quest'ora lui era a Camposanto, al cimitero, perché a coltellate l'avevo fatto diventare un colapasta. Qui ci vuole una buona lezione. Ci diamo uno schiaffo e una coltellata. Poco, poco. Quattro coltellate. Poco, poco sono. Allora cosa ci sta... Li buttiamo una bomba. Sì, ci capiamo una bomba. E lo facciamo saltare in aria. E se ci sono le persone con lui? Sono con tutti i filistei. Ma dove vado a prendere questa bomba? Dove? Ma vedi se qualche militare la trova di contrabbando. Ma buona è l'idea. Obbligati perché a me le cose mi piacciono belle, calde calde. Avanti, via. Va bene, Don Beppe, farò più presto possibile per comprare questa bomba. Va bene. Sta benedica, Don Beppe. Mi raccomando, presto, eh? Sì, sì. A te aspetta. Facciamo le mani, Don Beppe. Va bene.